Subito dove è successo, la dinamica è sempre la stessa. L'alta velocità, non conosci la curva. Possiamo immaginare l'alta velocità. Siamo stati giovani anche noi, conoscendo la strada l'affronti la curva in un'altra maniera. Se non la conosci non ti lasci a scampo. 4 morti consecutivi non li ho mai visti. Sono tra 4 2 più sì, 2. Uno sì, l'ho tirato fuori anch'io dalle macchine purtroppo. Mi è rimasto impresso quando avevo 12 anni. Un ragazzo militare praticamente si è schiantato contro un platano. Ho visto di quelle scene, non so se posso raccontarle, ma mi è rimasta. Cioè, vedere diciamo il cranio spaccato in due ti lascia, non so come dire, ti lascia un segno. Noi siamo venuti qua per far vedere al nostro ragazzo cosa potrebbe succedere, perché comunque non vuol dire che sia finita. Qualcuno, magari le autorità, chi di competenza, o magari. Che cosa vi aspettereste? Ci aspetteremo, non so, una viabilità diversa o migliorare quella curva. Qualsiasi cosa. Guardi, una battuta, non lo so. Togliamo la curva, facciamo la strada dritta e. Sì. Ma magari, sono discorsi che magari si pensano perché sei toccata dal momento, non compete a noi, cioè potrebbe essere anche il nostro ragazzo domani, o un ragazzo qualsiasi di altre, potrebbe risuccedere, no? E questo come genitori è logico e normale che lo pensiamo, no? E un pensiero, ripeto, solo un pensiero alle famiglie, ecco, perché non torneranno più quei ragazzi. Non torneranno più in nessun modo. Anche se metti dei dissuasori, segnalazioni, luci, no, non cambierà niente. Perché quando sei giovane vai oltre. Non sappiamo le dinamiche, lo stiamo immaginando, perché purtroppo